E ora aspettiamo. I looters. Stanno arrivando tutti quanti. Che ne pensi della mia influenza? Non ho neanche tantissima, tutto sommato, però è buona. Già. Ok, stanno arrivando, sta arrivando anche Mina, che è una mina proprio. In tutti i sensi. Ottimo, tutti contro Sturge, sì, praticamente sì. Ah, Kuzeit hanno dichiarato guerra contro i Battagna, due piccole nazioni praticamente adesso. 903 truppe. Se li rincontro quei furboni lì, guarda. Quanti feriti abbiamo? 11 in totale. Bravo Yorig. Ecco, 971. Adesso voglio vedere come fate tanto i gradassi come prima. Correre, correre. Andiamo a riprenderci Saneopa. Non si scherza con il Butaf. Ok. Quando sei vassallo non puoi chiedere la pace? Occhio. Lo farei volentieri, non so come... Non lo so. Simo, ma quando sei vassallo non puoi chiedere la pace? No. Devi essere perché non re. Dipende da te. Ah, il mio villaggio... Ah, Gerakos è sotto attacco dall'impero. Dov'è? Gerakos nei riparaggi, se non ricordo male. Andiamo... Aspetta, fermati un momento. Ok. Gerakos è qua sopra, sì. Gli vado a fare una bella visitina adesso. Non si toccano i miei feudi. La carovana è stata attaccata. Vieni qui, tu furbone. Ah, c'è Svendor, tra l'altro, vicino. Allora, è anche lui dei nostri. Tranquilli, Franco, abbiamo il pro... Qualsiasi cosa vuoi sapere. Esatto. Anche se non... Ma lol. Non mi reputo pro, ragazzi. No, temo 17. Ah, ok, sì. Beh, allora sì, è giusto, allora. Svendor, unisciti a noi. Ah, è in un'altra armata. È nell'armata adesso. Però non so perché sta andando da quella parte. Vieni qui, avanti. Ah, ha dovuto uccidere le mucche. Andiamo subito a prendere un po' di cibo, allora. Ecco, Apis Army. Allora, compriamo cibo. Zero. Complimenti, bravi. Allora, Redos Castle è mio. No, ci manca cibo. In totale c'è ci sono 584. Magari vado un attimo di Atma, faccio un salto di Atma. Che è la mia città. E ci sono i patrol che li inseguono. Magari a questo punto i patrol staranno combattendo. No. Oh sì. Però sta andando comunque il Ratagos Party. Ah, è finita l'influenza, vedo. Devo rifare assolutamente il party perché è finita l'influenza. Ti avevo avvisato. Ah, sì. Sì, esatto, sì. Cibo. Sì, non ti preoccupare che me ne sono accorto anch'io. Adesso vado a comprare cibo di Atma. Ok. Chi è? Simil. Allora, Simil. Tre ore. Ok, perfetto.
Anche lui viene con me. Ilmir. Bravi, tornate tutti da me. Ah, è grande anche i patrol che hanno fermato il tizio. Dai, prima che sgominano altri animali. Facciamo trade. Ok. E adesso tutto quanto devo prendere. 1, 2, 3, 4. E devo prendere... Ah, capacità in eccesso. Ho preso troppi pesci a quanto pare. Magari prendo qualche cavallo. Qualche asino. Quanti asini. Non sono andati a scuola. Che mi dici dopo questa battuta? E questa città ha ogni ben di Dio proprio. Fantastico. Ho tanto cibo per me. Andiamo nella cittadina adesso. Questi qui non sono nemici. Compra bestiame, sì. Ok, qui non hanno niente. Le mucche, sì, esatto, così almeno dopo le si macellano. Ecco Pera. Ciao, sono Pera. Perché ci sta mettendo un po' a caricare? Ah, ok. Allora, animali. Tutto cibo si trovano. Qui ci sono 16 maiali. Pesano 120. Prendere le mucche più che altro. Sì, vabbè, non vado a spese. Ah, li posso prendere senza problemi, tra l'altro. Mi pare il bestiale... Ah, ecco, infatti. Allora, tutti dentro, via, dentro. Maiali, pecore, cavalli. Ecco, ho il bestiame ora. Ho una discreta somma. Pera fa parte della carovana. Andiamo a riprenderci Saneopa. Saneopea, o come si chiama poi. 1054 uomini, dai. Dovrei farcela. Ah, è stato catturato dai banditi Eidor. Kuzeit. Aspetta un secondo, fermati un attimo, che voglio vedere una cosa. I Kuzeit sono sempre con una sola città. Al momento non rappresentano più una grossa minaccia. Sono più che altro l'impero del sud, più che altro, che adesso è una minaccia. I Vlandia sono belli lontani, dunque loro, tutto sommato, se non li vai a, se non vengono a intimidirti. È un tutti contro tutti, questa guerra qui, perché siamo... Dichiarazione di pace tra Azerai e Kuzeit. Perché noi siamo in guerra contro i Vlandia e contro l'impero. L'impero è in guerra contro di noi e Vlandia. E i Vlandia viceversa. 230 difensori. Sì, conquistiamo senza problemi. A meno che non arriva l'esercito da 2000. Bravo, avvicinati, Puh, l'impero. Ah, l'influenza. Vai, assediamo. Besiege. Puh, all'impero. Puh. Salviamo subito. Sì. Onde evitare crash e robe brutte. Ah, fermi un momento. Non faccio le catapulte, questa volta. Faccio l'ariete. Faccio due torri d'assedio. Niente catapulte. I patrol Vlandia.
I looters, ve lo vedete che i looters si schierano al mio fianco? E lanciano le pietre, abbattono il muro con le pietre. Una torre pronta. Dici che dovrei fare catapulte per buttargli giù le loro? O no? Sì, però... Converrebbe, però occhio perché... Spendi cibo, spendi influenza. Già, vabbè, due torri e una ariete bastano comunque. L'unica cosa che... Allora, i tuoi compagni con l'ingegneria potrebbero velocizzare la costruzione dei mezzi assedio? Sì. Se hanno il perk possono farlo. E infatti, per fortuna, qualcosa ce l'hanno e infatti hanno velocizzato l'assedio, come hai visto. Mandiamo le truppe all'assalto. Comunque siamo 1000 contro 200. Ok. Franco, come lo vedi questo assedio? Assediante. Assediante, sì. Vabbè, a parte questo. Sei un'orda. Vero. Ok. Dove mi posso piazzare? Ah, qui al centro, dai. Questa volta devo fare attenzione alle baliste. Giù da cavallo subito. Fate attenzione, ragazzi, con la catapulta perché è delicata. È fatta di cristallo. Cioè, voglio dire, l'ariete, non la catapulta. Bravi uomini. Che bella la musica dell'assedio. Mamma mia, come mi pompa sta musica. Ah, ok, eccola lì la balista. Le torri d'assedio. Dove sono le torri d'assedio? Non è che me le hanno distrutte. Ah no, eccola lì la torre. Ah, hanno mancato il bersaglio, per fortuna. Io mi fiondo subito dietro una barricata. Ok, scambio barricata. Eccolo lì, un arciere. Olè, che mira, mamma mia. Bravi. Oh. Na 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 na. Freccia. Freccia. Freccina. Colpito. Hanno sparato un colpo di catapulta. Però è troppo tardi, la rete è già arrivata sotto il portone. Non so se andare sulla torre d'assedio oppure passare dalla porta. Ah, come vedi sono due le torri d'assedio. Chi è che spara? Ah, sei tu, eh? Brutto briccone che non sei altro. Eccolo lì. Non mi devono aver colpito bene per avermi colto poco. Ah ah. L'ho mancato. Beccato.
Questo arco è potentissimo. Shotto la gente, che è un piacere. Bravi. Adesso io mi sposto qua sopra e vado a frecciare i tipi che sono qua sulle mura, così aiuto a farli entrare. Ah, bravi, avete fatto da soli. Piccole truppe crescono. In testa proprio. Ok. Finito le frecce, dunque si va alla vecchia maniera. Ho ucciso il looter, ma sono così disperati che hanno i looter questi. Crepate di merda. Veramente, guarda. Lasciate stare, lasciatemi stare. Mamma mia, vi distruggo. Occhio che sennò gli mandi butta frecce. Butta frecce, sì, gli mando butta frecce in tutti i sensi. Grandi truppe. Entrate, e sono arrivate giusto in tempo, quando ero in difficoltà. C'è la gente con il martello. Yeeey! Forza! Ma questo qui cosa fa qui? Sta volando! Ah ragazzi, se non l'avete ancora visto, su YouTube ci sono dei meme veramente divertenti di film con le... con i doppiaggi di Warband. Sentite, mamma tipo mia. Sentite tipo Troy, per esempio, doppiato con quei suoni di Warband. Davvero fa morire dal ridere. Ah, quello del gladiatore è bellissimo, sì. Ah, Franco dice rissa da stadio. Hai proprio ragione. Ci mancherebbe solo la sommossa e siamo a posto. Quello lì che spara le freccine da sotto. Beh, la sommossa, le freccine. Se vuoi. Guardalo quel coglione là in fondo. Dov'è? Ah, no, sì. Se vuoi ce l'ho io il rumore di... come posso dire? Di un gruppo di persone indignate. Indignate. Vabbè, grande vittoria di Sturgia. Yeah! Tipo questo. Olè. Siamo indignatissimi. Tu sei capo ultra, dice. Esatto. Abbastanza. Puzza di naso, mega capo ultra. Mega addirittura. Eh sì, comanda lui. Imperial Sergeant Crossbowman, fantastico. No, di dire no agli assemblamenti. Imperial Rider Marauder. No, sono truppe bandite queste. Vogliamo il chioppino per tutti. Mamma mia. Sì, ma guardate questo soldato glitchato. Sì, alla foto glitchata. Sembra che c'è in mano una mazza enorme. No, niente allusioni, grazie. Veramente. Allora, c'è posto per questi prigionieri. Mi piacciono. E c'è anche il looter come truppa che posso prendere. Mamma mia, adesso ragazzi sono tentato di buttare fuori tutti e prendere solo il looter. Troppo forte. Minchia, lasciamolo qui. Solo un... No, lasciamolo qui, è troppo forte. Così finisco il gioco in un attimo, non c'è gusto. Spiked Club.
Datemi a me il castello. Lo rivoglio. È mio di diritto. Ok. Ah, devo dire che sto perdendo un po' di influenza. Posso anche mettere 0% che lo prendo, giusto? No. Mi astengo. Me lo danno comunque tanto. Perché no? Non lo so. A volte ricordati che il re può fare quello che vuole. A volte anche col 100% la dà un altro. Ok, va bene, allora metto 50. No, l'ha data lui. L'ha data a Valici. È stato il re a quanto pare, è vero? Te l'avevo detto. Maledetto birbone. E vabbè, mi tengo stretta di Atma allora. E vabbè, di qualcosa bisogna pur morire. Ok, qui ha due difensori purtroppo. Lascerei andare quasi quasi quello del Forest People lì. Chi è? Vediamo un po' se nel party Forest People. Perché l'ha data lui poi? A Valish, eccolo lì. Quasi quasi lo lascerei andare, così almeno si occupa del suo castello. Ok, il re è infame, per te solo le lame. Bravo, esatto. Per te solo salame. Andrei a prendere Atrium Castle, visto che è vicino. E piano piano mi spingerei più in giù. Se siamo ancora in guerra contro l'impero, al prossimo video, ovviamente, non ho dubbi sul titolo da mettere. Che sarebbe, dimmelo te. Oggi la facciamo solida. No. Ah no? È facile, dai. Io non lo so, butta. Inizia con la P. Ha a che fare con la divinità? No, con l'impero. Con l'impero. Ah! Puh all'impero. Puh. Esatto, re infame, per te solo le lame. Oh, sta arrivando il patrol di Atrio. Sta arrivando i patrol. Sta arrivando. Ah, ci sono due patrol tra l'altro qua. Miserabili. Prepariamo allora l'ariete. Le torri. Ma una sola basta e avanza. Insieme all'ariete. Nove, attenzione ragazzi. È stregato il mio esercito. 1000, ok, 1000 tondi. A posto, mi piace. Andiamo all'attacco. È tutto pronto, si incomincia l'assedio. Ecco, questo qui diciamo che è per avermi preso la città di prima. E sono gli interessi questi. Dico bene. Dai, prendiamoci la città. Con 1000 diventi Garibaldi. Esatto, e unifico l'impero degli Sturgia. Allora, ci mettiamo qui dove c'è l'ariete. Iniziamo l'assalto. Mamma mia. Ok, scendo da cavallo perché ho paura che mi prendano ancora di mira. Che belle le colonne romane, ragazzi. Ma che sto dicendo? Puh all'impero. Omenableon, e so come usarlo.
Avanti! Garibaldi Buttaf vi ordina di sfondare tutto. Ma c'è la balista là che si prepara a sparare. L'arma dei vigliacchi. Mancata. Un po' più in su. No, non l'ho presa. Non la prendo proprio. Frecciamoli tutti. Troppo in alto. Ok, preso. E si sposta ovviamente. Un po' più in basso. Ok, è morto. Ah, è un paesano tra l'altro. Ma perché mettono i paesani sulle mura? Hanno così... Entrare a cavallo però ti dà punti di stile, esatto. Mamma mia. Ah, la porta è là sopra. Di là sta entrando la torre, mentre di qua invece la... L'ariete. Va, andate, spingete. Ok. Forza. Ci siamo. Uomini, girate. Aia. Chi è stato? Ah, sei stato tu, eh. Bam. Forza, sfondate. Ciao. Ti ha facciato vedere chi era. Voleva buttare un sasso. Toc toc. Chi è? Ancora un colpo e crolla. No. Ma non vuoi crollare la porta? Ah. Ok, ora è crollata. Hanno aperto. Meno male. Porta, spaccate, spaccate, spaccate. Tutto. Sfondate porta. Non sarebbe male se dopo ogni battaglia darebbero una sorta di voto tipo Total War. Esatto. Ah, ci sono. Attenzione a quelli che tirano l'olio bollente. Sassi, ecco. Sta bene. Lo schifoso, lo vado subito a sorprendere adesso. Ti faccio passare io la voglia adesso di buttare i sassi, eh. Ah, bravi, ci avete pensato voi. Scendiamo. Ok. Li abbiamo distrutti. Ah, i contadini sono rimasti. Gli amici di Guzza. Guzza, ci sono i tuoi amici. Ci sono gli amici del tuo amico contadino. Che macello. Massacrati. Saliamo. Vai, tutti su. Ah, c'era ancora qualcuno qua sopra.
c'è un attimo un po' di lag, devo dire, perché sono tante truppe. Fammi prendere la pietra. Pam! Distrutto il merlo. Ops, scusate. Adesso avete un motivo in più per darmi il castello, almeno, perché chi rompe paga e i cocci sono suoi, o no? LOL! Hai visto come si fa a prendere un castello? Fare in modo di vincere le votazioni. Tra l'altro c'è qualche problema con l'ombreggiatura. Abbiamo vinto. Abbiamo perso 36 uomini e io 0. Ta 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 ta. 16 looters. Allora, arciere. Arciere. Tu niente. Ah, bene, una recluta in più. Mi servono arcieri assolutamente. Perfetto. Li abbiamo massacrati. Ha iniziato l'elezione. Ma chi daranno il castello? Io non ho, voglio tenere un po' l'influenza. Se uso 50 dopo perdo un po' di influenza. Mi astengo. L'han dato a me. Sei un vandalo, anzi sei un barbaro. Lo so. Sono uno sturgio dopo tutto. Il castello è mio, bene. Come prima cosa deposito. Ah, forse perché tra l'altro è vicino alle mie terre, per quello l'han dato a me. Tra l'altro facciamo i patrol subito. Poi posso farne altri. Mamma mia. Ho fatto diversi tipi di patrol. Ora, guarnigione. Ci sono solamente i contadini. Mettiamo un po' di truppe azerai. Oppure le reclute sturgia dentro. Poi. Allora. Ci mettiamo anche qualche Sturgeon Bullsman. Tanto i prigionieri che posso reclutare. Sturgeon Archer li tengo. Direi di mettere qualche soldier. Ok. E questi qui non mi servono, li metto dentro. Anche se sono cavalieri, sono più forti a cavallo, non li voglio avere più tra i piedi. Li metto dentro che sono dei tier 5. Altre truppe bandite magari. Questo lo tengo. Druznik, questi sono forti anche. Ci sono 36 truppe, ancora qualcuno. L'Imperial Archer lo tengo. Qualche balestriere, dai, non fa male. Q8 Marksman, Vlandian Armed Trader, no. Gli darei questo punto. Oh, questi qui. I fanti allenati. 41 vanno bene. E ora il castello. Facciamo, costruiamo il castello. I giardini anche. Aumentiamo tutto quanto. 10.000. Ah, il cibo vedo che lo ha. Però allenerei la milizia più che altro. Vai così.
Che succede? Ci ha tradito quello lì. Pigliacco. È andato con gli nemici. E dunque la città è tornata dai nemici. Vergognati, re dei miei stivali. Traditore, vieni qua subito. C'è qualcuno vicino che si può unire? Ma hai visto che roba, Franco? Quel traditore. Pigliacco. Brutti imperiali, venite qua adesso. Siete in trappola, o quasi. Che succede? Ah, niente. No, io non vi faccio scappare. Qui tanto è un vicolo cieco. Anche di qua, cosa credete? A meno che non volete combattere contro i looters. I looters. No, dove state andando? Ho detto che non vi faccio scappare. Vieni qui. Quanti che sono stati presi prigionieri dall'Impero del Sud? Dichiarazioni di pace tra Sturge e Vlandia. Ottimo. Brutti briganti che non siete altro. Oh, almeno con i Vlandia siamo in pace. Benissimo. Sento che vedi messaggi con molto ritardo. Nessuna pietà per i traditori, esatto. E un po' sì. Nonostante io, perché sono forse un po' concentrato con il gioco. Buttaf, so a serpent has come to his in my hair. Ok, vediamo un po' se posso dire. Ah, ho già tentato di persuadere, ok. Allora preparati perché sarà, perché perderai adesso. Dai. Stai laggando. Ok, non più. No, non stavo laggando, era fatta apposta. Ah, ok. Era una cosa di questo genere. Ah, ok, stai facendo apposta. Truppe. Dai, non farmelo sentire che è brutto il suono del lag. Anche se è fatto apposta. Ok, gli arcieri si mettono qua davanti. Come? Ho detto che va bene. Gli arcieri li mettiamo qua davanti. Fanteria dietro. Infantry! Make a shield wall! Chi è costui? È Svana. Ah, è vero che mi seguono. Cavalleria qua da parte. Ma stanno. Sono là in fondo fermi. Allora, arciere e cavallo. Non sparate. Non è ancora il momento. Assolutamente. Non va azzardate, manco scherzo. Esatto, non va azzardate. Quasi quasi gli arcieri li metterei qua sulla collina. Ok. Fanteria. Giù nel fiume. Forward!
Fantastico. Archer, hold fire! Non sparate ancora, non c'è nessuno. Ok, tra poco poi mando l'attacco alla cavalleria. Non vi azzardate. Horse Archer, fire and whirl. Ok, arciere a cavallo, fuoco a volontà. Beh, ti sei parato con lo scudo tu, eh. Cos'era? I soldati dopo che li colpivi. Mamma mia, già solo la mia cavalleria gli sta dando un fastidio tremendo. Fantastico, adesso che la cavalleria attacca, fanteria, avvicinatevi, arcieri, avvicinatevi, ancora niente carica generale, assolutamente. Adesso i cavalieri stanno dando fastidio alle truppe di terra. Sì, alle truppe di terra, alla fanteria. Allora, colora di rosso il fiume. Certo. Però peccato che loro rimangono fermi, dunque. Questo punto, falla diventare una piaga d'Egitto. La collina diventerà... La collina diventerà rossa. Più che fiume. Fuoco volontà. Ok, ora potete sparare. E vabbè, alla lancia tipo. Oh, questa sì che è strutturata meglio di quella di prima, con tanti uomini. C'è la possibilità di avere meno poche perdite. Carica generale direi tra poco, sei d'accordo? Vai. Aspetta, sto aspettando che arrivino rinforzi prima. Dove sono i rinforzi nemici? Non ne vedo. Allora, a questo punto, carica generale. Mamma mia, mi sarebbe piaciuto molto colorare di rosso il fiume. Wow ragazzi, ma stasera siete tantissimi, grandi. Mi fa piacere. Siete anche voi in esercito come i miei soldati che fanno diventare rosso il fiume, i fiumi e le colline. Aia. E io perdo il cavallo, vengo disarcionato. Cosa vuoi fare tu? Potete competere, rassegnatevi. Non potete competere, ho detto. Occhio alla cavalleria nemica. È un massacro. Zac, zac, zac. Sto falciando il grano, ragazzi. Mamma mia. Sto mettendo il grano. Guardate quanti nomi verdi. È un massacro veramente. Guardate questi poveracci qua che tentano di scappare.
Olè. Andati. Olè. No, è scappato in tempo quello. Vabbè, è uno. Dannato pazzo. Esatto, dannato pazzo. Lo devo scaricare le voci, quelle di Stronghold, sai? Sì, ma una volta possiamo giocarci anche Stronghold Crusader. Quando vuoi, butta Stronghold Crusader. In genere dovremmo fare pure i giochi mitologi. Sì, esatto. Però visto che... Skyrim consiglio di non farla. Ah, cioè, perlomeno non in live, magari ci faremo un video. Ha troppi problemi di lag. Cioè, crasha in continuazione, non ci si trova, passeremo più tempo a... Butta a film editore. Butta, ci sei? Esatto. E Franco dice, butta a film editore. Esatto. Io direi più, butta al film contadino. Come l'amico di Guzza. Abbiamo vinto la battaglia. No, ma perché tu vai a falciare il grano? E proprio gli steli di lino tiri giù. Allora, abbiamo avuto 48 perdite in totale. Grande butta, pochissime. Sì, poche. Continua, esatto. Così e ti chiameranno il boscaiolo. Decisamente. Allora, 104 truppe perché le ho depositate nella guarnigione. Allora, mi prendo tutte queste. Ottimo. 104. Ma dove sono? Ah, no, sono i prigionieri quelli. Non sono le truppe. Shock troop. Ah, appunto, lo Spearman diventa lo Shock Troop. Vediamo un po' quanti prigionieri ho. Troppi, devo buttarne fuori. Ah, butta fuori. Fuori, via. Chi vi vuole? Mi prendo magari qualcuno dei prigionieri. Ok. Scolder anche, che sono... Sturgia. Anche QZ, che a Marco piacciono tanto. Gli Spearman. Mani tolte all'agricoltura. Proprio vero. Hai ragione, dovevo andare a fare il contadino, altro che il mietiteste. Ok. Vediamo un po', questo è bello forte, lo prendo. Tanto ne ho di posto. Adesso che ho depositato le truppe... nella guarnigione. Ok. C'è ancora posto? 120 su 136. Ma sì, dai. Prendiamo anche l'arciere imperiale. Infantryman a posto. La recluta non la prendo. Ma sì, dai. Prendiamo tutti quelli che possiamo prendere. Poi tanto di deposito. No, questo no. Mamma mia, come sei brutto. Copriti. Svergognato. Anche una recluta dopo diventa più forte. Elefteroi non è un bandito. È un'unità di cavalleria degli Azerai, sì. Da quello che ho capito. Fai così. E ora ci riprendiamo la città. Di nuovo per l'ennesima volta. La andiamo a riassaltare ancora. Allora, besiege. Butta. Sì. Il grande ritorno. Ah, mamma mia, mi mancava, guarda. Besiege the town. Allora, ariete, torre e torre. Un assedio veloce, veloce. Ve lo prenderemo... Ah, non hanno cibo loro, tra l'altro. E i miei soldati invece aumentano. Dai che ci riprendiamo la città, ragazzi! C'è la carovana Azerai. Allora andiamo all'assalto. Ah giusto, sì, ma lo sai che non siamo più in guerra contro i Vlandia.
Meno male. Già. Saremmo arrivati. Sì, adesso siamo in guerra solo contro il Pooh, l'impero Pooh. Mamma mia, devastalo. Vai a piglia Killuke nuostro. Vai a piglia Killo. Vai piglia Killuke nuostro. Vai piglia Kiruke nuostro. Sì, è siciliano. Vero? Aria riesa a così, però ma pre-guard. Non lo so, il suo non lo so, il mio era calabrese. Ok. Ok, iniziamo. Begin assault. Giù dal cavallo subito. Non voglio che mi becco un altro dardo di balista. A mani alzate, bro. Prima, appena sono entrato, bam, un dardo di balista in faccia. Mi sono beccato. Non so scrivere in dialetto. Ah, tranquillo. Non esiste la scrittura dialettica. Ma questo è il looter? Ma chi è che ha reclutato il looter? Cosa ci fa? C'hanno la catapulta là sopra. Attenzione. La rete è già bella che è danneggiata, infatti. Bravo Godun. La torre d'assedio è là. E l'altra dov'è che è? Non è quella lì, vero? Spero che sia troppo vicina all'ariete per farsi beccare la catapulta. Sì, infatti non stanno beccando l'ariete, vogliono tirare giù la torre. L'hanno mancata. E rip. Ah, c'è lì un arciere. Ci pensa butta Pro Sniper 2020 a buttarti giù. Stanno tutti mirando quella torre d'assedio. Oh, dov'è l'arciere? Forse nelle feritoie. Ah, eccolo lì. Butta Pro Sniper, ti butta giù. Butta freccia, arriva. Personaggio di Conqueror Blade. L'ho mancato, ma ci ha già pensato un amico. L'altra torre mi sa che l'hanno buttata giù. Quella invece c'è ancora. O forse è giù nel fossato. No, quella lì comunque non mi sembra la torre rotta. O sbaglio? Guardate, stanno salendo con le scale lì e salgono che è un piacere. Sono già sul castello mentre gli altri sono lì con la... Sono là con l'ariete a sfondare la porta. Un massacro proprio. Saliamo, dai. Visto che si sale, che è un piacere qua. Tizio là sopra, niente suoni strani, dal di dietro. Se no, una freccia te la tiro e come. Quasi quasi scendo giù e apro la porta di persona, se non l'hanno ancora fatto. Mi ha fatto spaventare Sturgeon Veteran. Arciere. Guardalo balestriere. Olè. I difensori. È una strage questa. Che spara. Non dovevi.
Basta dire che sono finiti, no? C'è l'amico contadino di Guzzali. Pop pop pop. Saliamo. Come on. Ok. Ora mi arrampico sulle scale. Vittoria! Victory. Solo 15 perdite. Ok. Tu diventi una shock troop ancora. Non hai capelli. Sturgeon Soldier diventa lo Spearman, così poi diventa uno shock troop. Arboreal. Beh, bello corazzato come arciere, devo dire, l'Arboreal. Non male. Prigionieri, tutti dentro. Bene, i looters li lascio alle loro razzie. Quanto posto ho nelle truppe ancora? 6 uomini. Imperial Infantry. Ah, anche voi. Dentro, dentro, dentro. Ah, ok, posto per tutti dunque. Fatto. C'è subito una votazione. Allora, chi daranno questa volta? Io metto 50. No, devo mettere 100 per forza. 300 non posso, ovviamente. Ma vieni! L'hanno dato a me! Il castello l'hanno dato a Butta from Manto della Tempesta. In maggioranza. Date a Butta quello che è di Butta. Ok, vado un momento qua dentro a mettere... Ah, mi hanno preso Sirantos Castle, vedo. Ah no, non è... No, quello non era mio. Era altro che avevo preso. E comunque, i giapponesi li sanno fare i giochi. Ma si vede che c'è il loro zampino in mezzo. Ma questo non l'hanno fatto i giapponesi. Allora, mi hanno dato a me la città di Saneopa adesso, hai visto? Dunque, andiamo alla guerra. Lo dici tu? Sì, è mio. Perché in realtà... No, lo dici tu, perché in realtà si chiamava Mount and Braid Bannerlord. Invece loro l'hanno chiamato Mount and Blade Bannerlord. Ma dai. Ma se l'hanno fatto degli sviluppatori turchi? Mettiamo 4000. Ho messo training milizia. Allora, guarnigione. Andiamo. Mettiamo anche qui una bella guarnigione. Ok. Keep. Andiamo nella guarnigione. C'è solamente una recluta imperiale dentro. Mettiamo un po' di truppe decenti, dai. O più guarnigioni. Le shock troop le tengo con me. Dentro un po' di truppe imperiali. Idem Pav. Butta. Dica. Ma dato che adesso non sei in guerra con i Vlandia, perché non devi a prendere un po' delle loro truppe che sono OP? Sì. Ci andrò. Poi cos'altro posso depositare? No, QZ. La cavalleria QZ tengo, perché tanto sono più forti in giro che piuttosto che sui castelli.
Imperial Crossbowman. Dai, li metto qua. Così difendono. Sturgeon Soldier anche. Ho tante truppe a cavallo più che altro. Io sarei tentato di mettere qualcuno di questi che a cavallo. Che ne dici te? Vabbè, dai, qualcuno lo mettiamo. Indubbiamente sì. Sì, ne ho fin troppi, guarda. Così mi sbarazzo un po'. Tranne Druznik che mi serve. Tipo tutti questi Azerai. Akuzeit, voglio dire. Quelli magari non fortissimi. Alle... Ok, questo lo tengo. Akuzeit Archer. Tanto non c'è nessun messaggio in chat. Tengo d'occhio anche nel caso scrivono, perché non vorrei ignorare nessuno. Scolder, dai. Mettiamo lo Scolder dentro. 43 truppe. Mi piace. Un po' di arcieri imperiali, dai. Dentro. Akuzeit Lancer. Tante truppe forti comunque, eh. Che mercenario dentro, dai. Brigante. Gilman. Shock Troop le tengo. Mamma mia. Catafratto. Beh, dai, direi che ho fatto un bel po' di pulizia. E mettiamo anche il patrol, ovviamente. 8000. Come? Ho messo anche il patrol. Detto polizia? Stop! Stop! You violated the law. Pay the court a fine or serve your sentence. Your stolen goods are now forfeit. Stop right there, criminal scum. Ok, fine della parentesi della Guardia di Oblivion. Vai. Devo, magari faccio così, metto alcuni prigionieri in gattabuia, così guadagno un po' di punti reputazione. Allora, keep. Garrison, ah no, dungeon devo fare, non garrison. Dungeon. Prigionieri. Depositiamo. Ah, ci sono dei lord qua. Questi qui chi sono? Sono dei lord dell'impero, mi sembra. Sì, sì, perché c'erano il nome rosso. Allora, pare. Ho un qualche lord anch'io da imprigionare qua dentro. Sembrerebbe di no. Metterei dentro un po' di truppe. Questo tanto difficilmente li posso reclutare. Dentro. Dentro. Quali sono le tue truppe preferite in ogni categoria? Arcieri, cavalieri, fanti? Allora, degli arcieri mi piacciono molto i balestrieri Vlandia, che sono fortissimi. Poi, cavalieri, mi piacciono molto la cavalleria Vlandia. No, i catafratti d'elite dell'impero, ma anche i Druznik dei Disturgia. Mentre dei Vlandia di cavalleria mi piace... Mi piacciono un po' tutte in generale. Sono molto forti anche dei Vlandia. Poi arcieri. No, di fanti invece gli Shock Troop. Dove sono i Shock Troop? Ah, questi qui sono i prigionieri, ok. Shock Troop Sturgia sono fortissimi. Hanno uno scudone enorme. Che è duro da sfondare. Mettiamo anche il catafratto. Duro da reclutare sicuramente. Questi di tir alto. Ora che li recluti. Ciao veramente. Tengo quelli di tir non troppo alto piuttosto. Tipo il Menavlion. Ok.
Così ho fatto un po' di spazio anche. Ah, non ho guadagnato influenza, che strano. Come mai, Simo? Ho depositato i prigionieri in prigione, ma... Eh? Non ho idea del perché. Ah, ok. Qui tengo intanto li metto di cultura. Questa è una mod, ragazzi, eh. Scelgo allora la cultura Vlandia come truppe. Ok. Visto che non siamo in guerra con i Vlandia. Ah, i Vlandia tra l'altro sono... Mamma mia! Ah no, mi stavo spaventando, ci sono ancora per fortuna. Stavo per dire, l'impero ha preso tutto. Però si è espanso per bene, eh. Dichiarazione di guerra. Kuzeit hanno dichiarato guerra agli Azerai. Rip Kuzeit. Siete confinati a Chaikland. La vostra ultima città. Devo mettere prima freno un attimo gli imperiali. E dopo. E dopo magari vado a saltare l'ultima città Kuzeit. Adesso per il momento sono dei poveri disperati Kuzeit. Andiamo a prendere Mizea quasi quasi. Così... O prendiamo Rotai, cosa dici? Simo? A proposito, quali modi hai usato? Allora, ne ho usate diverse. Vediamo un po' se riesco a vederle da qua. Mod. Queste, per prima cosa, queste due qui. La mod dei patrol. Questa qui non è una mod, ma... Ho mod patrol, poi settlement, che mi permette di vedere qua se c'è un evento, come una missione, tornei o truppe forti da reclutare. Poi ho quella che permette di... Avevo quella, prima avevo quella lì appunto che permetteva di vedere l'equipaggiamento migliore. Cioè se tu equipaggi qualcosa di non forte... E nell'inventario hai dell'equipaggiamento più forte. Tu schiacci sopra le freccette e te lo migliora. Tipo, ti scegli l'equipaggiamento migliore. Però non è aggiornata, dunque l'ho dovuta togliere. Vai, posso aumentare la leadership. Ci sei, Simo? Allora, 15% lower wage for tier 1, 2, 3, 4. Poi, veterans respect. 15% lower wage for tier 4, 5, 6. Ma di solito faccio sempre le truppe basse. Le truppe... Quelle più basiche. Simo? Ok. Puzza di naso al momento non c'è. Andrei sulle truppe basse. Ok. Quindi andiamo a prenderci Mizea, che è quella più vicina. Mizea si trova qua sotto. La mod dell'autoreclutamento delle fortezze e città l'hai mai usata? Autoreclutamento, quale sarebbe? Ah, ecco, poi un'altra mod che ho messo è praticamente quando succede qualche evento viene fuori come un ban, come un warband, tipo dichiarazioni di guerra, pace, eccetera, eccetera. Anzi, state qui, arcieri. No, ma che sto dicendo? Sono solo tre looter. Tutti all'attacco, su via, niente paura. Se ci sono, no, fai quello che vuoi. Ero un attimo preso. Ah, ho visto.
Dicevo, faccio bene ad attaccare Mizea. Attaccala, dipende. Ok, no, volevo sapere del tuo, il tuo consiglio dal punto di vista strategico della zona. Qui c'è un solo ferito. Dovrei guardare che tipo di truppe hai tu e come difesa Mizea. Tanto prendiamo i prigionieri. Ah, posso prendere il Menablion, ottimo. Allora, no, le truppe sono abbastanza forti, a parte qualche... Una però nei 90, 97 quello che sono. Sì, perché le ho depositate in guarnigione le altre. Da solo non ce la fai, no, a prendere una città. No, sono con un gruppo di 1025. Ah, la madonna, mica allora piglia le tutte. Sì, ma da dove iniziamo? Allora, magari... Sarà più vicino. Andrei da Diatma, che da Rotae, che è vicino a Diatma, oppure... No. Mizea. No. Sì. Parti da est. Est, dove c'è Rotae, dici? Sì, e prenditi Chaikand. Togli l'ultima città ai Kuzait, così li levi dei coglioni. Dopodiché ti muovi verso Sinorea e Mizea. Qui vogliono assegnare un castello. No, non lo voglio il castello. Ho già messo... Mi astengo. Ne ho già abbastanza. Ok, fantastico. Ah, c'è un villaggetto. Andrei a prendere un po' di truppe. E qui devo aumentare la coesione perché mi sta crollando. Allora, reclutiamo truppe. Cos'è SOS questo? No. Ah, è mio villaggio. SMS. Ah giusto, è il mio villaggio, dunque ci sta. Ho fatto bene a fare i patrol. La mod dei patrol è utile perché rallentano le truppe nemiche. Anche quando vogliono raidare un villaggio, i patrol permettono di rallentarli, così tu puoi andare, puoi intervenire in tempo. Andiamo un po' più veloce. Qui siamo troppo lenti. Andiamo a prendere l'ultima città dei Kuzait. Butta, non hai messo il counter di quante visite ci sono? Sì, certo che c'è. È su in alto. No, non c'è. Ah, sì. Non lo vedi? L'hai spostato di zona. Sì. Qui c'era un esercito nemico. Voglio andarlo a intercettare quasi quasi. Menali. Karakergit. Sono dei Vlandia. Avevo visto una truppa nemica. Eccoli lì. Come osate? Dove sono finiti? Ah, cos'è che succede? La città è sotto assedio, proprio come temevo. Io lo sapevo, ho fatto bene a tornare indietro. Adesso... sono ammazzate. Brava, anzi. Giovanna, brava. Vai, patrol, prendeteli. Mi chiudo la strada da qua. Così li spingo in trappola. Cosa stai facendo? Presi. Grande. Allora dice Franco, dice l'ho visto in alcuni gameplay. Con quella chiedi ad un reclutatore di riempire le truppe delle tue città. Fantastico, la devo prendere allora anch'io.
Il recruiter, ma butta, te l'avevo già detto di prendere. Era una di quelle. Ah, ok. Ah, bene, bene. Posso provare a farlo schierare dalla mia parte, questo. Direi di fare quello sopra. Critical success. Successo critico. Critical... Come si dice in inglese? Come si pronuncia? Success. Success. O success, dipende. Success. Dipende dall'accento. Ottimo, dai, li abbiamo convinto. E ora i tuoi amichetti cosa hanno intenzione di fare? Si vogliono unire anche loro? Cosa vuoi in cambio? Un euro. Come? Tutti questi soldi? Glieli do? Quanto vuole? 231. No, 69 ne vuole. Ah, no, 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 guarda, 231k. Ah, 231, sì, no, ho letto male. Dipende, se sono... Ma sì, pigliali, che cazzo te ne frega, i soldi li fai. Già. Benvenuto. E i tuoi amichetti? Adesso sono mazzate per loro. Bienvenue, bienvenue alla Reine de la Cité Imperiale. Sì, Ivara, quanti gliene hai tolti? No, hai fatto bene. Ah, ok. Vediamo un po' se anche lui può venire con noi. Ah, no. Surrender or die, dunque. Mamma mia, adesso vi distruggiamo. Vi distruggiamo. Adesso... Anzi, non lo dico bravo. Bene. Bravo. All'attacco. Vai così. Ci mette un po' a caricare, eh? Ok, ha fatto. Sai perché? Perché? Perché puzza di naso. Dove sono loro? Sono là in fondo. Li metto sul ponte. No, anzi no, li metto qua. Muro di scudi. Arcieri. Cavalleria attacco. Ho tenuto chiaramente le truppe più forti io. Le truppe dei contadini sono truppe sono truppe, le truppe dei miei alleati, degli altri capitani. Dove sono i nemici? Sai cosa? Carica generale. Sono rimasti in quattro gatti. Mancato. Sono finito tra i... tre cespugli. Olè. Che vi becco. Colpito. Fermatelo. Non ho intenzione di farlo scappare. Ah, è caduto. Che brave le mie truppe. Ma devo dire che l'impero ha perso molte battaglie adesso, eh. Non i castelli, devo dire battaglie campate. Buono. Comunque potrebbero essere un po' in difficoltà per difendere i castelli. Vai, caricate, forza! Sta un po' indietro, così almeno... Lascia fare il lavoro sporco le mie truppe. Mamma mia, quante formiche. Bene, preso in pieno.
stanno praticamente stanno scappando. Avendo reclutato il comandante nemico, praticamente ci ha permesso di perdere meno truppe. Di evitare, ci ha permesso di ridurre ancora di meno le perdite, giusto? Conviene, è convenuto molto. Già. Ok, dovrebbero essere finiti. Forse uno o due che sono buggati là sopra. Esatto. Stanno scappando. Grande vittoria Sturgia. Allora, per chi è appena arrivato, praticamente, e vede la mia campagna per la prima volta, vi dico che sto facendo una campagna Sturgia e vorrei conquistare tutto. Facile, no? Ti accontenti di poco? Già. Prendiamo le truppe. Ah no, sono prigionieri. Ho visto male io. Shock Troop. Ma perché Shock Troop secondo te sono meglio dei Sturgeon Veteran Warrior? Chi è che l'ha detto? No, guarda, posso scegliere quale far diventare. Shock Troop oppure Sturgeon Veteran? Boh, io farei le Shock. Anch'io. Da gli Spearmen diventano praticamente Shock Troop, infatti. Shock Troop, andiamoli a vedere un attimo. Sono questi qui, che hanno un mega scudone dietro. Brutrut, Shock Troop, Strung Trung, Sdram Drung. Ah, posso reclutare dei prigionieri, ottimo. Arcieri. Imperial. Qualche recluta non fa male. Sei stanco? No. I looter non li recluto. Andiamo. Sì, ha fatto bene a chiedere di riunirsi, perché almeno tanto guadagniamo, guadagno tanto, 5.000 monete al giorno. Ah, a quanto pare c'è un altro scontro. Milo Sparti. Vivean. Andiamo a conquistare. Pom pom pom. Ok, ci siamo. Forward, archers! Gli arcieri stanno dietro sulla collinetta. In posizione, cavalleria. Seguitemi. Stanno qua dietro ad aspettare. Cos'è quella roba lì? Io pensavo fosse un soldato, invece un ceppo d'albero. Ah, ma lol. Tutti all'attacco, dai. Visto che sono saliti, voi salite anche voi, arcieri. Sì, sono pochissimi, tanto. Dunque, tutti all'attacco, avanti. Indiscriminatamente. Mamma mia, che massacro. Distruggeteli. Ma c'hanno anche dei looters. Toccava a me dir. Distruggeteli, esatto, perché noi siamo Sturgia. Dunque il nostro grido di battaglia è distruggeteli. Dovrò dare il titolo ad un video così. Una sola perdita. Ho perso una recluta. Che grave perdita. Ok. Arciere. Prigioniero. Dentro. Anzi, butta dentro. Prendiamo tutto.
Vai. Salvo, per prima cosa salvo. Save. Save. Se no... Ecco, queste qui sono tutte le mod che ho. Smite Forever anche. Adesso posso vederla. Franco, ti faccio vedere le mod che ho, aspetta. Adesso che ho capito come si fa. Ah, tra l'altro devo vedere i patrol. Dunque, vediamo un po'. Se vado sotto il salvataggio. Allora, come mod ho dentro By Patrol, Culture Change, Hero Enciclopedia degli Eroi, Settlement Icons, Smite Forever e Sound the Alarm. Queste qui sono le mie mod. Ah, ops. No, 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 che cancellare salvataggio, ma siamo impazziti. C'è Svedorn. Andiamo allora dai Kuzei. Dai Kuzei. Bene, bene. Il cibo c'è. L'influenza sta un po' calando. Ah, uno è uscito dal nostro regno. Sto perdendo influenza però. Raghea, la regina! La prendo e la decapito. Vieni qua. Sei in trappola, regina! Vediamo un po' se posso... Anche se... Peccato perché non sono in cattivi rapporti con lei, ma la guerra è guerra. Mi dispiace, regina Raghea, ma ti tocca. E sapete bene che cosa faccio agli imperatori e ai re. Vedo che sei già contento, ma... Occhio che diventi cieco. Cosa vuol dire? MVP GG. Footman. Forward. Archers. Archeri qua dietro, rimanete qua dietro. Infantry. Form a shield wall. Anzi no, gli arcieri devono stare dietro bene. Vai, davanti, anzi. Soldiers! On mountain, follow me! Archers! Una cosa, Franco. Una domanda per Franco. Sto rileggendo adesso. Com'è che si chiama quella mod? Perché io ce l'ho il recruiter. Però non ti permette di scegliere la cultura. Cioè, recluta quello della cultura. Le truppe della cultura della città. Per esempio, nella città Sturge, recluta Sturge. Com'è che si chiama quella di cui parli tu? Intanto vado all'attacco con la mia unità di cavalleria, visto che sono tutti ammassati là in fondo. Allora, cavalleria all'attacco. Carica generale? Sì. Visto che ora sono circondati. Là dietro non c'è nessuno. Tutti all'attacco. E tu, Menavlion, dei miei Menavlion.
cosa vuoi fare, eh? Ah no, è un Imperial Kit che è stato disarcionato. Olè. Stanno scappando. No, stanno facendo una ritirata strategica. Guarda lì. Vediamo un po' se becco la regina. Ho finito le frecce. Olè. Vieni qui. Un Imperial Archer in meno. Allora, anche questo, via. È un massacro. E il balestriere ci saluta. Zack, zack. Ah, eccola qui la regina. Combatte. Ti direi duel. Sì! Ha zoppato la regina. Mi piace che usi un arco. Anch'io uso un... Anch'io sono un arciere grande. Forse nella pagina di Banner. Ah, Simo, Franco dice, non lo so. Forse nella pagina di Bannerlord Facebook lo dice. Mi piace che usi un arco, anch'io sono un arciere grande, anch'io. Il cavallo è sporco di sangue. Cavallo sporco di merda. Ma lol. Ah, noi solamente 3 perdite, lei invece 89. Voglio prendere io la regina e... Io di solito non decapito i prigionieri, ma... Però i re sì, di solito. Per fare scendere il morale a pezzi ai nemici. Prendiamo i prigionieri che posso reclutare. Luther no, ovviamente. Va bene. Faccio tiro istintivo. Anche senso tiri... Non per nulla il mio nickname è Franco Tiratore. Grande. Giusto. Chi è che dei miei alla regina come prigioniero? Vediamo un po'. Lui no. No. Allora adesso parlo con qualcuno di loro. Allora, quello con cui... Quello che ha più prigionieri. Ah, dovrebbe essere lui. Ecco, sì, è lui. Allora, parliamoli. Siete pronti, ragazzi, voi? Allora, tu sei già nella mia armata. Parliamoli. Svedorn. Ok, mi dai la regina senza fare troppe storie. Ah, non hai la regina con te? Ma perché? Ma dovrebbe... Forse ho sbagliato, non è lui che ha la regina. Chi è che ha la regina come prigioniero? Svedorn appunto che ce l'ha, brutto schifoso. Dammi subito la regina. È il tuo comandante che te lo ordina. Mi vesto d'arciere medievale nelle mie gare. Grande, sei un arciere. Ah, sei un arciere in tutti i sensi dunque. Ottimo. Ma perché questo qui non mi vuole dare la regina come prigioniere? No, non me la dà. Niente ragazzi. Andrei magari ad Umbrella. Un attimo ad Umbrella. Magari depositare qualche prigioniero per guadagnare altra influenza.
Io non so come mai non... L'altra volta sì. Dichiarazione di guerra. Kuzeit ha dichiarato guerra ai Vlandia. Francamente hanno voglia di morire. Sì, nella loro posizione non dichiarerei guerra. Francamente, francotiratore, francamente. Oltre al fatto che lo faccio anche quando gioco nei giochi di ruolo. Che bello. Ma tu per Franco, tu per caso fai anche l'ARP? ARP? L'ARP. Giochi di ruolo dal vivo. Ah, ok. Qui sto per perdere tutta l'armata perché mi manca influenza. Allora, però ne ho guadagnata altra. Potrei magari iniziare per non perderla. Faccio così. E deposito i prigionieri. Sì, faccio l'ARP, dice. Ah, interessante, io pure. Ottimo. Mammelucco dentro. Imperial Archer, lo prendo. E tutti gli altri dentro in gattabuia. Mi serve dell'influenza. Vai, 56. Sei te 56. Anche loro hanno depositato i loro prigionieri, vedo. Almeno penso. Raghea però non la vedo qua tra i prigionieri. Svedorn non ha prigionieri. Non ci sono truppe da reclutare qua. Le hanno già reclutate tutte loro. Come posso fare? Ah, ok, adesso posso aumentare l'influenza. La coesione. Non ti so dire, but. Ma guarda, la coesione non aumenta. Ah, sbagliato a scrivere che tipo di LARP. Sbagliato a scrivere. Che tipo di LARP fai e con quale associazione? Chiede. È una di Milano, si chiama Malastrana. Ah. Facciamo così, aumentiamo piano piano allora. Ok. Comunque l'ARP medievali, anzi medievale e fantasy, è un diciamo, il personaggio lo creo io, non è personaggi preimpostati in cui ti vengono dati a ogni giocata diversa. È proprio una campagna in cui abbiamo il nostro personaggio e ce lo facciamo crescere, come un gioco di ruolo base. Allora, qui il cibo c'è. L'influenza sta calando tantissimo, ma non so cosa fare per aumentarla. L'influenza? No, la coesione. Niente, butta. La coesione cala perché... per ovvie ragioni. Aspetta un secondo. Ah, è aumentata bene, da me. Ok, facciamo così. Ed è a 11 adesso. Vuoi venire da me? Vieni, vieni. Ti aspetto. Sono tutti dentro ammassati, guardali. Che brutti. Butta. Dica. Forse sono io, però sto avendo un po' di problemi con Twitch. Anch'io vedo che sta un po' laggando, non capisco perché. No, io prima mi ha dato un errore. E ho ricaricato la pagina e adesso è nero. Cioè, vedo nero. Non so se è la mia connessione che fa cagare, ma non credo, perché se no si stacca. Ok, adesso si è ripreso a posto. No, è Twitch che fa schifo, niente. Niente. Ma perché è a causa della quarantena, forse? Oh, forse. Beh, la mia connessione non poteva essermi saltato internet perché stiamo parlando. Esatto. Non ho abbastanza influenza. Come faccio a aumentare l'influenza? Così. Che l'influenza è aumentata sola, butta. O quando vai attacchi e vinci contro altri... Dichiarazione di guerra. Nord Empire sud, è dichiarato guerra al Sud Empire. E vai. No, ti dicevo, allora...
l'influenza aumenta come... No, mi continua a dare un errore di Twitch. Vlandia contro Azerai anche. Allora, per farla breve, tutto fa aumentare l'influenza, esattamente con la reputazione. Per prendere influenza devi essere vassallo, finché non sei vassallo non aumenta. Una volta che diventi vassallo, qualsiasi cosa fai aumenta la tua influenza, soltanto che devi stare attento alle leggi che vengono promulgate, perché alcune te la fanno abbassare, te la fanno perdere tipo meno uno al giorno. Se tu già non ne guadagni, vai in negativo. Quindi la cosa migliore da fare è, se hai poca influenza e hai bisogno di farne tanta al più presto, attacca qualsiasi cosa. Quindi, ma scusa armate, secondo, scusa se capitani, ti interrompo. Looter, dimmi. Ma come, ma cosa succede a Twitch? Vedo che... Infatti è quello che ti sto dicendo. Completamente nero. Mi dà problemi e non si sta mettendo a posto. Esatto, anche a me. Dato che la chat comunque la leggo, qualcuno... Se voi anche voi vedete bene o è partito anche a voi Twitch? Sì, esatto. Scrivi. In teoria dovrei vederlo in chat se lo scrivete. Allora, qui cosa mi consigli di fare? Hai visto quante truppette ci sono in giro? No. Se assedio mi attaccano tutte dopo. Aspetta, bloccati. Bloccati un attimo, prima... Vediamo che Twitch sia tutto a posto. Tra l'altro sta streamando anche la ragazza di Buttafuori. Pensavate che non ce l'avesse. Invece ma ce lol. L'ha. Ah, però non vi dico chi è. No, questo se vuole ve lo dice Butta. Non è la mia fidanzata ragazza. È la tua fidanzata, dai Butta, siete fatti l'uno per l'altro. Vabbè. Oh, guarda che i patrol magari fermano questi. Ma Butta, io non so gli altri, ma io non sto vedendo assolutamente niente. Neanche io, infatti. Allora prova a guardare se c'è un problema con OBS. E OBS. No, Streamlabs va benissimo. Non vorrei che ti dia lo stesso problema che mi aveva dato a me l'altra volta, ovvero che sarà chiuso. Ok, qui intanto è finito l'effetto del. Guarda, è finito l'effetto del. Nisba. Ok, adesso si vede qua. Adesso qua si vede. Era Twitch che sta dando un po' di problemi. Vabbè, saranno tutti quanti a streamare. Va bene, ragazzi. Dai, grazie della visione e continuiamo la prossima volta. E vai. E mi raccomando, Buttafuori non vuole che gli donate i soldi. Donategli l'anima, che è meglio. Ma lol, salviamo subito. Ciao. Ci vediamo domani. Ciao ragazzi, ciao.